finire la parte teorica, diciamo, dell'intervista. Secondo te il pensiero di Marx come può essere interpretato nella situazione economica odierna e come può essere correlato alla teoria del circuitismo, a quello della moneta moderna che abbiamo descritto? Oh, questa è una domanda interessante, anche perché Marx è tornato di moda. In realtà Marx torna sempre di moda nei periodi di crisi, un po' come Minsky e così via. Il guaio è che in genere questi autori vengono, per usare un'espressione del filosofo sloveno Slavoj Žižek, vengono in genere decaffeinati, cioè tornano di moda come classici in qualche modo per depotenziarne il pensiero, almeno gli aspetti più critici, più rivoluzionari. Spesso si dice che Marx è l'autore che ha inventato il concetto di lotta di classe, in realtà non è così. Il concetto di lotta di classe si ritrova per esempio negli autori classici di cui abbiamo parlato prima. Certo è però che Marx ha posto un'enfasi particolare sulla lotta di classe e ci ha spiegato che la lotta di classe è il motore che fa muovere la storia. E attenzione che quando Marx parla di lotta di classe non intende solo il conflitto verticale tra, per esempio, tra salariati e classi proprietarie, intende anche il conflitto orizzontale tra capitali, per esempio tra capitali a differente base nazionale o tra capitali facenti capo a diversi settori produttivi. Quello a cui stiamo assistendo nell'area euro negli ultimi 10 anni è, secondo me, un esempio clamoroso e di conflitto verticale su cui si innesta però un potentissimo, enorme conflitto orizzontale tra capitali a differente base nazionale, che vede soprattutto i capitali a base tedesca e in generale facenti capo ai paesi forti tentare una sorta di acquisizione dei capitali che invece fanno capo ai paesi più deboli. Dunque la lezione di Marx in questo senso è sempre viva. Quanto al suo legame con la teoria del circuito monetario in particolare e di rimando anche con la MMT, credo sia molto chiara, perché è in genere sottovalutata. Graziani ne ha parlato in alcuni articoli, ma in generale questo è un tema che non è stato molto sviluppato. Io credo che invece proprio la teoria del circuito monetario sia una sorta di declinazione marxista della metodologia degli aggregati keynesiani, cioè Keynes riletto alla luce di Marx. E questo perché la teoria del circuito monetario pone a proprio fondamento, come elemento che avvia il circuito della moneta, dunque come elemento che avvia l'intero processo di produzione, di scambio e di circolazione monetaria, l'anticipazione di un capitale monetario da parte del settore bancario, che non è altro che il settore dei capitalisti monetari in Marx, che consente al settore dei capitalisti industriali di acquisire forza lavoro sul mercato e di avviare quel processo di sfruttamento del lavoro vivo nella produzione che origina un sovrappiù sia in termini di valore che in termini fisici. Dunque credo che il legame di Marx con l'attualità e con le teorie monetarie di tipo endogenista e orizzontalista, come sono la teoria del circuito monetario da un lato e la MMT dall'altro, sia molto forte.